Sarà a Modena, nel Centro Ricerche di San Matteo, il polo di riferimento del gruppo CNH Industrial per lo sviluppo ingegneristico dei trattori a livello europeo. Qui CNH ha inaugurato il simulatore dinamico, la prima applicazione al mondo per il settore agricolo di una tecnologia che fino a oggi era utilizzata soltanto nel settore automobilistico. Noi ce l'avamo detti, l'impegno per l'Italia è al primo posto tra le varie iniziative che facciamo in tutta Europa. L'investimento che stiamo facendo a San Matteo per aumentare e continuare nello sviluppo e nella ricerca dei trattori di media potenza è questo simulatore virtuale nella testimonianza. I lavori a Torino della sede EMEA per la CNH Industrial dovrebbero iniziare all'inizio del 2023. Sì, abbiamo assunto nel 2022, quindi da inizio anno, circa 150, maggior parte ingegneri. Molti di loro vengono dalle università vicine del territorio, quindi l'Università di Modena, Reggio Emilia, anche altre università, e abbiamo l'intenzione di continuare con le assunzioni nel sito anche nel 2023. Assolutamente, siamo un punto di riferimento e ringraziamo le istituzioni con cui lavoriamo, perché crediamo che la cooperazione tra il settore privato e le istituzioni pubbliche sia fondamentale per portare nuova tecnologia sul territorio, stare vicino al cliente, lavorare su un'economia ecosostenibile. Oggi a San Matteo abbiamo presentato il simulatore dinamico, un concetto molto avanzato di pre-gestione e pre-prova di quello che possono essere le tipologie in campo di una trattrice, e quindi il concetto di simulare e accorciare i tempi per il mercato. Il Trattor Simulator è una scoperta rivoluzionaria per quanto riguarda l'ambito delle meccanizzazioni agricole, è già presente sull'automotive, grandissime marche internazionali ma anche italiane lo utilizzano, sul trattore non era mai stato utilizzato ed è la prima volta che il CNH Industrial nel mondo si dota di questo tipo di tecnologia. L'applicazione del Trattor Simulator, che oggi lo chiamiamo Trattor Simulator perché appunto su una trattrice, può essere traslata in futuro a quello che sono le altre macchine agricole, in particolare i mietitrebbi o altre macchine operatrici, ma anche le macchine in movimento terra, che è l'altro core business di CNH Industrial. Nel 2022, quindi quest'anno, abbiamo già assunto oggi a fine ottobre 150 ingegneri, un mix di ingegneri diciamo già di una certa esperienza, ma la maggior parte di ingegneri giovani che provengono sia dalle università vicine al territorio, quindi principalmente Bologna, Modena e Reggio, ma anche da università straniere. Le prospettive di crescita sono ancora valide, sono chiaramente legate al nostro business. Noi siamo passati da circa un 2,9-3% di investimento di R&D sul nostro fatturato a un 4%, quindi all'aumento del fatturato noi continuiamo a investire. E posso dire che le prospettive del 2023 sono che gli investimenti continueranno e le assunzioni continueranno.